Ciao a tutti raga, bentornati in questa serie di video dove parliamo del 48, che abbiamo detto essere un metodo di calcolo che ci fa sì di conoscere le carte che possiede il nostro avversario in una partita a scopa nell'ultima mano. E questo capirete quanto possa essere importante e aspettiamo quindi il nostro avversario. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, come funziona il 48, però ecco che arriva il nostro avversario, quindi lo spieghiamo man mano che giochiamo. Allora, le coppie non vanno contate, vanno tenute a mente solo le carte che vengono prese sbagliate. Vediamo. Allora, il nostro avversario prende 1, 6, 7, da tenere bene a mente. Giochiamo un 4. Quindi 1, 6, 7. Fate questo gioco di memoria sempre. C'è il 10, che c'ha? No. 1, 6, 7. Tornate sempre a ripetere. Adesso a 1, 6, 7 va aggiunto 5, 3, 8. Quindi 1, 3, 6, 7, 8. Allora, 1, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 5, 6, 7, 8. Quindi adesso 1, 2, 3, 5, 7. Ciao. 1, 2, 3, 5, 7. Un, due, tre, cinque, sette, perché qui non ci sono state prese, quindi rimane come prima. Un, due, tre, cinque, sette. Sì, io prendo solo il 2 perché lui comunque deve posare. Quindi un, due, tre, cinque, sette. Ma ha preso, comunque avrà un altro 10. 1, 2, 3, 5, 7. Quindi adesso 1, 2. Il 3 si semplifica, il 5 si semplifica. Quindi 7, 8. 1, 2, 7, 8. Quindi adesso 1, 7, 8 se ne vanno. Rimane solo il 2 da conteggiare nel 48. Adesso ci mette una scopa. Ora, questo può essere un aiuto, giocare le carte che sono elencate nel 48, quindi giochiamo proprio il 2. Vedete, ci siamo salvati per una scopa. Ovviamente questa non è sempre per il tiro, però può aiutare. Avete visto dove siamo passati? Cioè, abbiamo evitato ben due scope. Giocando il 2, lui aveva le stesse nostre carte all'infuori di quella elencata nel 48. Qua, mo, praticamente, ricordate che c'è sempre solo il 2 nel 48, eh? Oh, che errore ha fatto. Quindi il 2 adesso va via, rimangono 5 e 7. Adesso c'è l'ultima mano, quindi il 48 porta 5 e 7. Noi abbiamo una coppia, è il 9. Quindi il 9 c'è a terra, quindi lui ha un 9 e una coppia. Giocando il 6 scopre la sua coppia, quindi adesso in mano ha un 6 e un 9. Quindi la rete è
E adesso prendo il 4. Andiamo a contare i punti e abbiamo vinto la partita. Cioè, abbiamo fatto il pieno dei punti. Lui che cosa ha fatto? Ha fatto la se... No, cosa ha fatto? La scopa. Siccome questo era un round a 5 punti, se non erro, ci tocca fare la seconda mancia. Andiamo. Tocca a noi, siamo fortunati subito. Prendiamo il 7 per giostrare. E a questo punto abbiamo anche vinto la partita, evitando di commettere castronerie immonde. Ecco, vedete, adesso il nostro avversario praticamente non giocherà. Allora, vedete, qui sono state prese solo carte, nessuna spagliata, quindi il 48 è ancora muto, diciamo, non porta nessuna carta. Adesso ci sono le prime tre carte spagliate, cioè 1, 5 e 6, da tenere bene a mente. Uno, cinque, sei. Io qua ho preso perché comunque ho carte alte in mano e non ho... non rischio di andare poi sotto scopa. Qua potrei prendere, però vado sotto scopa, allora poso. 48 è sempre 1, 5 e 6. Adesso è 1, 2, 5, 6, 7, 9. Sempre 1, 2, 5, 6, 7, 9. Sempre 1, 2, 5, 6, 7, 9. Adesso diventa 1, 4, 5, 7, 9. Uno, quattro, cinque, sette, nove. Allora, non è ancora l'ultima mano. Quindi sempre uno, quattro, cinque, sette e nove. Ancora 1, 4, 5, 7 e 9. Uno, quattro, cinque, sette e nove. Adesso attenzione. Sempre 1, 4, 5, 7 e 9. Adesso che è l'ultima mano. Sempre 1, 4, 5 che abbiamo in mano, vedete, tra per terra in mano, 1, 4, 5, 7 e 9. Un 9 compare, quindi lui ce l'ha in mano. Poi ha un 7, il quale devo prendere. Qua preso da solo automaticamente. Comunque ha un 7, un 9 e l'8, credo. Ma a questo punto, 1, 4, 5, 7 e 9, io poso. Dovrebbe avere l'8, adesso il tempo mi ha messo un po' di fretta, dovevo posare, accidenti, non potevo in effetti posare, comunque come avete visto aveva l'8 e in ogni caso la rete sarebbe stata nostra, quindi ci portiamo a casa questa partita, un attimo di panico per il tempo alla fine, però nelle partite reali voi non avete questo problema. E quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. C'è stata anche un'occasione importante dove, giocando una carta che diciamo era chiamata nel 48, abbiamo evitato ben due scope. Io spero che questo video abbia il successo che ha avuto il primo. Nel caso ne seguiranno altri. Vi ringrazio e magari iscrivetevi nel mio canale e vi saluto. Ciao a tutti!